Iniziati i saldi anche a Brescia, i saldi estivi, speranza per i commercianti di rimediare a una stagione non esaltante. Anche domani sarà una giornata bollente come quella trascorsa oggi, attenzione alle persone fragili. Il Brescia Summer Music parte stasera a Campomarte, arriva Andrea Pucci, biglietti anche direttamente al botteghino. Massimo Cellino tutto campo, non vendo e non scappo, Brescia da Serie A, sempre. I vostri risparmi hanno un valore inestimabile. Il nostro compito è quello di guidarvi nella scelta dell'investimento migliore. Siamo RigSave e per noi un investitore deve essere consapevole, informato, consigliato. Noi lo sappiamo perché siamo investitori, proprio come voi. Buonasera e buon sabato anche dal telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, i saldi in primo piano, iniziati anche a Brescia, come del resto in tutta Italia. La speranza per molti commercianti che non hanno visto una stagione particolarmente esaltante, che appunto possano un po' risollevare le sorti. Sono iniziati oggi, sabato 2 luglio, i saldi estivi in Lombardia, con oltre 9.000 negozi bresciani del settore retail che saranno impegnati nelle vendite promozionali fino al prossimo 30 agosto. Il valore totale dei saldi estivi sarà di oltre 3 miliardi di euro e con 15 milioni e mezzo di famiglie italiane che, secondo le previsioni della vigilia, effettueranno acquisti. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 88 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro. Stimiamo un incremento della spesa media di ogni famiglia di 31 euro, passando dai 171 del 2021 ai 202 del 2022, un aumento del 18%, ha detto il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti. Questo periodo estivo rappresenta una grande occasione di rilancio per il settore, dopo che i saldi invernali non sono andati in modo soddisfacente a causa del Covid e delle difficoltà dei mesi successivi legati alla guerra e l'aumento dei costi dell'energia, dei prodotti e dei trasporti. Secondo Confcommercio, le attività bresciane non stanno facendo ricadere su clienti gli aumenti dovuti al caro energia e al caro trasporti, mentre si conferma la difficoltà di trovare collaboratori. Dati alla mano, però, i segnali che arrivano dai consumi sono perlomeno confortanti, se non di ottimismo. Segnali di ottimismo sul fronte dei consumi. A maggio l'osservatorio Confimprese Ypsilon registra un balzo in avanti con il totale mercato a più 6,2%, in netta crescita rispetto ad aprile. Il quadro migliora di mese in mese, complice non solo la stagione estiva, ma anche la ritrovata libertà di circolazione e la graduale diminuzione dell'incidenza dello smart working. Nei settori merceologici, da segnalare il netto recupero di abbigliamento e accessori, che fa segnare un incremento del 2,6% in contrasto con le rilevazioni dei mesi precedenti. L'inversione di tendenza è da attribuire al ritorno degli italiani alle abitudini pre-pandemia e al progressivo abbandono del lavoro agile. In decremento sono, invece, gli altri due settori di cui si compone il paniere Confimprese e Ypsilon, a cominciare dal retail non food, che perde terreno e chiude maggio a meno 5%, per finire con la ristorazione che recupera e chiude a più 1,5%. Quanto ai primi 5 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2019, ultimo anno prima del Covid, le rilevazioni sono ancora negative, con il totale mercato in calo dell'11%. Nel periodo preso in esame emergono ancora le forti difficoltà di abbigliamento e accessori, mentre la ristorazione ha raggiunto livelli prossimi al pre-pandemia e il retail non food pare solidamente allineato al 2019. Voltiamo pagina, parliamo del clima, perché sicuramente, come avete visto oggi, anche domani si replica, sarà un weekend perlomeno bollente, con la situazione che andrà a interessare soprattutto le persone più fragili, quindi attenzione. Partiamo però dalle previsioni con Trebi Meteo. Una nuova pulsazione dell'alta pressione africana con aria bollente dal deserto del Sahara verso l'Italia determinerà sì cieli sereni o poco nuvolosi sabato e domenica, ma anche temperature che schizzeranno verso l'alto. Domenica toccheremo i 38-39 gradi sul medio Tirreno, Sardegna, Sicilia, 35-37 gradi anche al nord. La prossima settimana sempre caldo intenso con valori fino a 40 gradi in alcune zone del centro-sud, caldo afoso e intenso anche al nord, tornerà però entro martedì qualche temporale su Alpi, Prealpi e limitrofe zone pianeggianti.
Dettagli maggiori li trovate sull'app gratuita di Trevi Meteo. Questa dunque è la situazione che non cambierà, come avete visto, un po' vale per tutta la nostra penisola, non solamente per le nostre zone, per le nostre province. Attenzione però, come dicevamo, alle persone fragili, perché soprattutto insomma, le regole sembrano banali, sembrano sempre le stesse, ma sono indubbiamente fondamentali. Idratarsi, prediligere un'alimentazione insomma più leggera, fatta di frutta e verdura, e poi attenzione ovviamente alle ore più calde, sarebbe utile non uscire per chi naturalmente ha qualche problema di salute. Ci attende un fine settimana da bollino rosso. A certificarlo è il Ministero della Salute, che per sabato e domenica ha emanato su Brescia il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Non che i giorni precedenti in realtà abbiano portato più di tanto il refrigerio. Basti pensare che per venerdì il bollino è arancione. Secondo le previsioni del Ministero, sabato Brescia potrebbe toccare i 23 gradi già dalle 8 di mattina, 25 alla domenica. Alle 14 la colonnina di mercurio potrebbe anche salire fino a 32 e 34 gradi, ma la situazione è ancora peggiore se diamo uno sguardo alle temperature percepite. Sabato 36 gradi, domenica addirittura 37, livelli che si possono legittimamente definire ondata di calore, tali da giustificare l'allerta di livello 3. E questo livello di caldo impone dei comportamenti che ormai ben conosciamo, specialmente per tutti quei soggetti a rischio come bambini e anziani. Di base rimangono quelle regole che ci sentiamo ripetere ogni estate, fra cui non uscire nelle ore più calde, bere molti liquidi, ma non bibite zuccherate o alcolici, mangiare cibi leggeri, evitare l'attività fisica quando fa più caldo, aiutare i soggetti a rischio e pensare anche ai nostri amici a quattro zampe, mettendo loro a disposizione acqua sempre fresca. La pagina dedicata al Covid-19, ora andiamo subito sul nostro giornale online livebrescia.tv per vedere insieme i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute. Non c'è l'elaborazione di Regione Lombardia, come del resto sappiamo in ogni weekend. Vediamo però insieme i dati che potete appunto vedere anche sul nostro giornale online. Eccoli qui, casi di positività al Covid che non accennano a diminuire nemmeno nella giornata di oggi. Nel bresciano sono 1.385, oltre 11.000 in Lombardia. Sul fronte degli ospedali invece sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, vale a dire 24 come ieri, mentre in area medica salgono di altre 32 pazienti e quindi andiamo oltre i 1.007 per la precisione. I decessi registrati nell'intera regione sono 8, quindi qui trovate poi in questo schema del Ministero della Salute, trovate tutti i dati se volete avere anche qualche numero in più relativo appunto alla diffusione del Covid, che come abbiamo visto è particolarmente accentuata in queste settimane. E andiamo a vedere invece i ricoveri con il bollettino delle civile, perché fortunatamente al nostro nosocomio rimane solamente una persona in terapia intensiva e i numeri non sono particolarmente preoccupanti, perlomeno. La direzione del civile di Brescia definisce anche per questa settimana in lieve aumento i ricoveri Covid. In realtà, se osserviamo i numeri, possiamo parlare di sostanziale stabilità con una leggera crescita in area medica e addirittura una riduzione in terapia intensiva. Venendo ai numeri, una settimana fa le persone positive ricoverate nel maggiore ospedale cittadino erano 92, oggi invece sono 95. Non serve la calcolatrice per quantificare l'aumento in 3 nuovi pazienti. Come anticipato, registriamo invece un calo in terapia intensiva. 7 giorni fa i pazienti in rianimazione erano 2, oggi soltanto 1. La speranza è che il bollettino della prossima settimana riporti finalmente 1-0 nonostante i contagi in risalita. Mediamente stabile infine anche l'afflusso di pazienti Covid al pronto soccorso, 18 accessi nell'ultima giornata. Stabili gli accessi di pazienti non Covid, 154. Vi riporto sul nostro giornale online per chiudere la pagina dedicata poi al Covid-19 con la notizia che arriva da Regione Lombardia. Vediamola insieme, riguarda le USC. Ricorderete appunto le unità sanitarie che si recano direttamente al domicilio di persone che appunto sono affette da Covid e non possono essere trasportate, oppure non è ancora il caso che vadano in ospedale. Ecco, le USCA possono continuare a lavorare,
perché la normativa avrebbe previsto il loro stop il 30 giugno scorso. Invece una nota di Regione Lombardia con l'assessorato welfare di Letizia Moratti ha confermato che le USCA in servizio sul territorio lombardo, se necessario, possono continuare a rimanere in servizio oltre il 30 giugno. La normativa emergenziale prevedeva appunto la loro cessazione. Questo consente alle ATS che lo riterranno opportuno di prolungare il servizio, prolungando anche i contratti quindi del personale. A giugno erano oltre 70 le USCA autorizzate, con oltre 180 medici contrattualizzati in questo periodo. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di quella vicenda delle tombe dei bimbi mai nati al cimitero di Brescia. Ricorderete che c'era stata un'esumazione, non erano state informate le famiglie, e poi c'è stata un'interlocuzione con la loggia. Ora le famiglie invece che sono coinvolte in questa vicenda si sono rivolte a un avvocato. La vicenda dell'esumazione delle tombe dei bambini mai nati nel cimitero Vantiniano ora si sposta sul piano legale. Le famiglie coinvolte infatti si sono affidate all'avvocato Francesco Mingiardi, che ha spedito alla loggia un atto di contestazione di illegittimità. Nel documento viene ripercorsa tutta la vicenda fin dalla scoperta delle esumazioni nell'autunno 2021 e i vari passaggi che sono seguiti, come la richiesta da parte dei genitori di riavere i resti dei bambini o gli effetti personali che si trovavano vicino ai cippi, richiesta che non è stata esaudita. Non è stato loro consegnato alcun resto organico né altri effetti personali riposti con i piccoli corpi, né per chi li aveva fatte realizzare le bare in legno e le lapidi in marmo, scrive il legale. Vengono quindi evidenziati una serie di errori che, secondo Mingiardi, la loggia avrebbe commesso con l'azione di esumazione delle piccole tombe, comportamenti che vengono definiti dal legale gravemente illegittimi e che hanno fatto sì che i familiari non potranno mai più raccogliersi davanti alle sepolture dei propri cari. Per questi motivi viene richiesta al comune la ricerca e la raccolta dei resti dei bambini, allo scopo di deporli in un ossario che diventi luogo del ricordo, oltre a una richiesta di danni, in buona sostanza un risarcimento ancora da quantificare. Rimaniamo in città per tutt'altro argomento, però parliamo di Brescia Summer Music, del quale fra l'altro è live e partner, media partner, inizia stasera. Allora, si alza il sipario sul palco di Campo Marte, tanti gli artisti che lo calcheranno da qui al prossimo 19 luglio. Stasera si parte con Andrea Pucci, un appuntamento indubbiamente da non perdere. Se non avete il biglietto, ma se avete deciso o se vorrete andare a vedere direttamente la serata, i biglietti si possono acquistare al botteghino di Campo Marte. Sono 11 spettacoli tra il Campo Marte e Piazza Loggia. Adesso ho una sorpresa che dirò appena ho un ok, il sindaco mi ha dato l'ok per fare in Piazza Loggia un altro grande concerto. Appena mi arriva la sorpresa, la dico a bassa voce, è Elisa, però non ho ancora l'ok, quindi ho l'ok del sindaco che mi ha dato un minuto fa. E poi l'altra cosa interessante per me, che vuol dire Brescia 2023, è che il sindaco ha detto che lo stadio me lo fa avere per organizzare un grande evento l'anno prossimo. Nel frattempo ci accontentiamo, se così si può dire, di Campo Marte per tutta l'estate. Si parte il 2 luglio, tanti nomi che abbracciano un po' tutte le fasce di età. Come sempre cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti, di dare un contentino a tutti i gusti dei bresciani. Qualche nome? Beh, Marrakesh, Tommaso Paradiso, Orcomi, Mahmood, il 3 per i più giovani. Poi se mi ricordo neanche più tutti, Jamie Tights, Ermal Meta, che purtroppo è uno di quelli che non sta funzionando bene. Ecco. Bel programma, ci sono tutti i nomi che tirano in questo momento, soprattutto una platea giovanile, ma non solo, devo dire. 9 concerti a Campo Marte sono tanta roba, ci occupa tutto il mese di luglio, è una bella occasione, è una location perfetta perché è una location grande, gestibile, vicina alle reti di collegamento, con la possibilità di avere a 2 passi la fermata della metro San Faustino, con la possibilità del parcheggio in via Volturno. Siamo molto contenti di questa location, ha funzionato bene in questa sperimentazione che abbiamo fatto col CPS, e poi abbiamo comunque delle chicche in Piazza della Loggia, il volo il 2 settembre, soprattutto Venditti De Gregori, che è molto atteso, forse direi che è il tour più significativo dell'estate. Quindi
Siamo contenti proprio per l'offerta che diamo. I bresciani devono sapere che se stanno a casa sanno cosa poter fare, ecco, in questo caso l'offerta è buona. E allora ricordiamo che si parte stasera alle 21 con Andrea Pucci, poi via via tutti gli altri artisti. Seguiteci anche sul nostro sito, sui nostri social, che vi racconteremo, essendo anche media partner, via via tutte le serate, anche con largo anticipo, se volete comunque accaparrarvi gli ultimi biglietti disponibili di alcuni concerti che sono stati particolarmente, insomma, graditi e quindi hanno avuto una prevendita già molto importante. Ci fermiamo solamente qualche istante, brevissima pausa e poi il nostro TG Sport. Attenzione, perché stasera ci sono almeno uno stralcio delle dichiarazioni di Massimo Cellino, un'ora con i giornalisti, più di 50 minuti di conferenza nella quale ha toccato veramente tutti i temi. Già vi anticipo che sarà in onda stasera alle 21 integrale per ascoltarvi appunto tutto il suo intervento, e poi lo troverete tra poco anche sul nostro giornale online. Vabbè, andiamo in pausa e poi abbiamo il TG Sport. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet, o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento Speed, invio denaro, bollo auto, foto tessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buona serata anche agli amici sportivi. E allora sì, questa edizione del nostro TG Sport la riserviamo alle dichiarazioni del patrone del Brescia, Massimo Cellino, oggi veramente a tutto campo, oltre 50 minuti con i giornalisti, ha parlato dalle sue vicende processuali, i famosi milioni di euro che sono probabilmente ancora, che potrebbero essergli bloccati, anche se non l'ha accennato direttamente, ma la vicenda era quella, e come ha vissuto questi ultimi anni, la vicenda e soprattutto le scelte, ha detto ho sbagliato sicuramente in più occasioni, il cambio frequente di allenatori, cosa è stata la scorsa stagione, ma soprattutto il progetto del Brescia. Lui ha confermato che non vuole vendere il Brescia. Sullo stadio sta ancora discutendo con il comune per andare appunto oltre la situazione attuale. Insomma, un Cellino a 360 gradi, e vi posso anticipare che ha detto che insomma il Brescia è da Serie A, ma non per una stagione, insomma bisogna crearsi un vestito a misura che possa consentire al Brescia di rimanere in Serie A a livello, insomma, permanente. Tanti spunti che qui abbiamo cercato nel telegiornale, ovviamente per questione di tempo, di riassumere in pochi minuti. L'integrale stasera alle 21 con i suoi live e anche ovviamente sul nostro giornale online e sui nostri social. Sì, nei momenti difficili l'istinto dell'uomo è quello di scappare, di nascondersi, di non affrontare i propri problemi. Io invece ogni giorno combatto per affrontare i miei problemi e combattere le mie paure. E questi ultimi 2 anni e mezzo sono stati molto pesanti e dal punto di vista personale e familiare mi hanno molto imbarazzato e mi hanno molto provato. Il discorso Brescia Calcio e situazione Brescia è non appartiene a questo tipo di mio problema, perché la società di Brescia è tranquilla e sana finanziariamente, ripeto. Io mi sento la società più ricca del mondo, perché noi prendiamo gli impegni che possiamo rispettare. Debiti non penso che li abbiamo, ne abbiamo pochi, molti che abbiamo ancora non appartengono dunque alla nostra gestione. Perciò, come imprenditore c'ho coscienza a posto e non ho messo a rischio la società di Brescia Calcio, tantomeno lo adesso. Dire che ho sofferto e sto soffrendo, sì, non mi posso nemmeno permettere il lusso di riportare il mio stato d'animo, le mie tristezze nella gestione di Brescia, svendendola, mettendola in vendita, abbandonandola, scappando, fare un danno a me stesso
alla società per il cuore del lavoro e a tutta la città di Brescia e tifosi di Brescia. Perciò non ho mai pensato di scappare, o viceversa l'ho penso ogni giorno, non tanto da questa vicenda quanto dallo stress quotidiano, dove appunto ho bisogno di lavoro con la massima positività, cercando di sdoppiare la mia mente da imprenditore del calcio e da indagato di qualcosa che penso di non aver commesso, e mi dovrò difendere dignamente come deve fare questo cittadino in Italia. Non è un dimissionamento. Diciamo pure che l'anno scorso è stato un anno nel quale io avrei voluto fare quello che faccio sempre e non ci sono riuscito per poca chiarezza. Perché a me, quando uno mi conosce, parlo, pensa che stia dicendo un'altra cosa, pensano che io sia molto machiavellico, cioè non so quali retropensieri o desideri nascosti o verità indette. La dimensione di Brescia, come quella del Cagliari, come quella della squadra, è quella di costruirsi giocatori, di formarsi, che certi talenti, giocatori di qualità, o ce li formiamo o non saremo mai in grado di poterli acquisire, perlomeno non con le dimensioni del Brescia. Questi sono alcuni dei passaggi appunto della conferenza di Massimo Cellino stasera alle 21 integrale qui su Elive. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online elivebrescia.tv, sul quale trovate come sempre anche la diretta del nostro canale 181, 181 del digitale terrestre qui in questo box. Come sempre vi ricordo che se vi iscrivete ai nostri canali Telegram è Live Brescia News oppure è Live Brescia Sport, cliccando su questo banner news in tempo reale sul vostro smartphone arriveranno le notizie direttamente sul vostro cellulare senza quindi doverle assolutamente cercare. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale. A tutti l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.